Francesca Cannizzaro, rettore delle scuole del Pio XII di Sondrio, con quale spirito ripartono gli Open Day? Dunque, gli Open Day ripartono con lo spirito di chi ha passione per il proprio lavoro e in questo senso sono molto grata agli insegnanti di questa scuola e che quindi vuole mettere le mani in pasta con quel dono prezioso che sono i bambini, che sono i ragazzi delle nostre scuole, insomma. Quindi la convinzione che l'educazione sia ancora il centro fondamentale per la crescita dei ragazzi, ma anche per la crescita della società in quanto tale, cioè puntare sull'educazione dei propri figli, sull'educazione dei nostri ragazzi è il vero investimento, riteniamo sia il vero investimento per ogni famiglia. Ecco, c'è una proposta che è una proposta verticale in cui passo dopo passo ogni famiglia può trovare la dimensione adatta al proprio bambino. Un percorso lungo, un percorso che va nel tempo a consolidare la crescita del bambino è quello che secondo noi è fondamentale. Non servono primavere, serve tutto l'anno per una buona maturazione. Come si concretizza la proposta formativa di quest'anno? Dunque, la proposta formativa di quest'anno è una proposta che va a cercare, insomma, le proprie radici in quello che, anche nonostante queste vicissitudini del Covid, abbiamo trovato come delle radici, di spessore. Le attività laboratoriali saranno come sempre al centro, di tutto, saranno come sempre al centro di tutto il percorso, a partire dai bambini più piccolini, compresi quelli del nido, fino ad arrivare ai ragazzi delle medie, che saranno maggiormente protagonisti proprio in attività laboratoriali, definiamole classiche, scientifiche, con strumenti adeguati. Invece nel percorso l'utilizzo di laboratori con strumenti poveri, quindi con una manualità che permette ai bambini anche molto piccoli di conoscere la realtà che li circonda. Ecco, noi vogliamo dei bambini che siano curiosi. Naturalmente rimane come asse portante anche l'intervento sull'inglese, inteso proprio come percorso anche questo verticale. Non bisogna fare indigestione di inglese quando si ha 3 anni o 4 anni e poi dimenticarselo. Bisogna mettere un mattoncino dietro l'altro. E così noi partiamo dall'infanzia, dove si mettono con parsimonia ma con sicurezza i primi granelli di inglese per poi arrivare alla massima estensione che è gli ultimi anni della primaria e quelli della media, dove c'è l'investimento nell'inglese come unica lingua della comunità europea, quindi facciamo 5 ore di inglese e 2 ore di madrelingua, con la possibilità di dialogare o dividersi in gruppi, altre volte invece il madrelingua utilizzato su altre discipline. Quindi ci sono dei momenti in cui la fascia oraria dell'inglese diventa anche di 7 ore settimanali. La scuola è un pilastro della società, ma ha bisogno di un altro pilastro per funzionare al meglio, la famiglia. Voi siete riusciti negli anni a stabilire ottimi rapporti con i genitori ed insieme affrontare le fasi di crescita dei ragazzi. Allora, noi quando proponiamo la nostra scuola proponiamo proprio questo, cioè che i figli sono della famiglia. Noi possiamo essere una stampella, vogliamo essere una buona stampella, ma è necessario che ci sia questa collaborazione non formale ma sostanziale con la famiglia. È necessario che il mondo degli adulti si presenti ai bambini all'unisono. Questo è fondamentale, cioè la famiglia, noi diciamo sempre, la famiglia se ha da dire qualcosa alla scuola venga, lo dica, non c'è problema, la scuola dirà alla famiglia, ma i ragazzi devono vedere un mondo adulto coerente, un mondo adulto che li sa guidare con sicurezza. Il 20 novembre, il prossimo Open Day, a chi è rivolto e perché è importante partecipare? È importante perché si riesce a comunicare meglio quella che per noi è l'esperienza della nostra scuola. Quindi vedendo gli insegnanti o parte di essi, vedendo i luoghi che i figli potranno frequentare, si respira proprio quell'aria che poi è l'aria della nostra esperienza, ecco, è quello che i nostri ragazzi andranno a vivere.
Proporremo anche dei laboratori, ovviamente siamo in situazione Covid, quindi è meglio andare sul sito, prenotare, in modo da poter distribuire le varie attività, però è importante proprio questo incontro anche empatico con chi poi avrà a che fare con i ragazzi stessi.